Milan-Cremonese 1-1. Oramai l'hanno capito tutti, ragazzi. Hanno capito tutti come fare a venire a San Siro a prendere punti. Si mettono tutti dietro, perdono tempo. Noi facciamo il solletico con il nostro lento giro palla e quando ci capita l'occasione la sbagliamo. Stasera abbiamo sbagliato l'incredibile. Facciamo una fatica del diavolo a segnare. Il solito arbitro incapace, incompetente, provocatorio, disgustoso, ma questo poi è un figlio d'arte, sappiamo di quale arte, quindi nulla di nuovo, ma noi ci mettiamo di tutto per rendergli la vita facile a queste squadrette ignobili che vengono a San Siro a fare punti, vengono a San Siro a irriderci e quasi a prendersi i tre punti, ragazzi, quasi a prendersi i tre punti, però così non va. Due pareggi con la Cremonese, ragazzi, la Cremonese, una squadra, non posso neanche dire quello che penso perché mi bannano veramente il canale, cosa penso della Cremonese, ma d'altronde hanno capito che così funziona, così ce la fanno a fare i punti, così escono da San Siro coi punti. Noi aspettiamo, poi pensiamo di risolvere la partita negli ultimi 5 minuti. Non mi parlate tanto dei cambi, perché dei titolari, perché se devo dire la sincera verità ho avuto l'impressione che i cambi, i titolari abbiano giocato anche peggio di quelli che c'erano prima. Cioè, insomma, una bella gara tra quelli che c'erano prima e i titolari. Niente, noi questo campionato non riusciamo a quelle squadre chiuse a trovare la via del gol. Qua devi sfondare, qui devi andare dentro di forza. Noi andiamo sempre dentro con questo giro palla, con questo giro palla che poi diventa lento, diventa facile da contrastare, no? Una delusione pazzesca, ragazzi, una delusione pazzesca, ho la sensazione proprio che abbiamo gettato via una grande possibilità, visto anche il pareggio della Roma di stasera. Niente, noi non abbiamo la fisicità necessaria, la cattiveria necessaria per attaccare queste squadrette che oramai hanno capito, hanno tutte lo stesso sistema di gioco qua a San Siro, tutti dietro la linea della palla, i portieri perdono tempo dal primo minuto all'ultimo e noi continuiamo con sto giro palla sperando, e poi quando ti capita l'occasione la sbagli pure. Ragazzi, adesso la delusione è veramente tanta e troppa. Direi che ci vediamo domani mattina a mente un po' più fredda, a mente più lucida, perché stasera sono veramente disgustato da tutto, anche da questo calcio, di queste squadrette che vengono qua a giocare così ignobilmente a pallone, speculando su ogni cosa,
però hanno capito che con noi così funziona, con noi funziona, quindi la colpa è nostra, la colpa è nostra che non riusciamo a capire che queste partite vanno aggredite. Noi le subiamo invece di aggredirle. Quando l'abbiamo aggredita alla fine, insomma, abbiamo avuto le occasioni per poterla quasi vincere alla fine, no? Ma noi mettiamo dentro i palloni molli, ci andiamo molli, se capita l'occasione la sprechiamo. Incredibile per i nostri avversari. Io vi dico la verità che dopo lo 0-0 del primo tempo ho rivisto le partite in cui non siamo riusciti poi a portarla a casa, l'ho proprio rivista tale e quale, identica alle altre. È una delusione grossissima. Non riesco neanche a dare specificatamente la colpa a qualcuno in particolare. Diaz ha sbagliato gol incredibili, De Ketelaere e Origi i soliti, tutto come al solito. Anche quelli subentrati che avrebbero dovuto, come al solito, scelte sbagliate. Ragazzi, ci sentiamo domani mattina, se vi va mettete un mi piace al video, giusto per incoraggiarmi, iscrivetevi se vi va, la campanella per le notifiche, da San Siro, Milan Cremonese 1-1, ennesimi due punti buttati, ciao.